un cantautore, un amico che tra l'altro prende molto dal blues, così come Pino Daniele ama quelle sonorità, blues e funky, è uno straordinario cantautore, si chiama Francesco Forni. A me mi piace il blues. E tutto il giorno è già cantato. No? Tu quella cifra stilistica lì la metti sempre nella tua musica e Pino Daniele quanto è entrato nella tua chitarra? Tantissimo, forse sicuramente è stato l'artista che ho studiato di più proprio all'inizio che suonavo la chitarra, e per cui imparare le sue canzoni è stato per me una spinta fortissima, è la fase più difficile di quando tu approcci uno strumento, quello iniziale, dove è difficile perché è difficile ottenere delle cose gradevoli. Quindi sono iniziato, cioè ho iniziato con le canzoni più semplici e pian piano mi sono erudito, perché poi io, cioè, gli accordi, le cose erano anche complicatissime. Però, sai, c'è quell'universalità della musica per cui anche fatte in modo semplice, con due accordi e una melodia, vince sempre. Francesco Forni! A te, perché sono nato a casa e che sognire non devo solo lasciare. Sono mo, 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 sono m
sono mo, scrivere niente, sono mo, uno me, sono mo, sono mo, sono mo, e sono mo, e sono mo. Francesco Forni!